Niente, il discorso comunque è molto semplice. Noi abbiamo un impegno alla quale ci siamo votati. Il nostro scopo è distruggere quel cantiere di merda, perché comunque non serve, inutile, serve solo a pompare soldi a tutti quanti. E questo è il nostro fine e il nostro obiettivo. Abbiano preso coscienza che quel cantiere è violabilissimo quando e come vogliamo. Ripeto, questa secondo me è stata una prova tanto per verificare la potenzialità della difesa del cantiere, che ha a mio modo di vedere, molto molto relativa. Quindi, in base a questo, basterà potenziare leggermente quelle che sono le nostre iniziative e vedremo i risultati. D'altra parte, chi semina vento raccoglie tempesta e noi siamo la tempesta. Hanno schierato nuovamente molto in ritardo, probabilmente o dormivano o stavano facendo un torneo a carte. Sono arrivati con un notevole ritardo rispetto al momento in cui siamo arrivati noi. E a un certo punto hanno usato dei metodi un po' pesanti nei nostri confronti alla Pinochet, ordinandoci di buttarci in ginocchio per terra, perché eravamo terribili terroristi. Questo ci ha notevolmente infastiditi, tant'è che abbiamo reagito pesantemente su questo atteggiamento e comportamento. E la cosa che li ha messi profondamente in crisi, secondo me, pur essendoci noi presentati a volto coperto, quando hanno scoperto chi eravamo, ma se vi turna voi altri. E questo li ha messi notevolmente in crisi, per cui, non lo so, penso che lo rifaremo altre volte. Perché l'obiettivo nostro era andare a finire in caserma e non ci ha voluti portare. Abbiamo tentato tutti i modi di convincerli, ma iniziavano, minacciavano e credevano di spaventarci. Evidentemente non ci sono riusciti come tutte le altre volte. Tu dici la cosa semplice. Credo lo rifaremo.